Sabato 14 settembre inizia a Marina di Ravenna la festa del popolo della famiglia in piazza Dora Marcus. Una festa speciale quest'anno con vista sulle elezioni regionali dell'Emilia Romagna e comunali di Ravenna. Anche per questo saranno presenti il fondatore Mario Dinolfi, che si presenterà al prossimo appuntamento elettorale a fianco di Elena Ugolini, e Roberto Vannacci, ora europarlamentare per la Lega. La festa del popolo della famiglia è l'occasione proprio per presentare il programma, le iniziative, le idee che come partito vogliamo promuovere sia in questa nuova stagione politica nazionale sia a livello regionale. Parlare di politiche per la famiglia, contrasto alla natalità, contrasto all'ideologia gender che qui in regione purtroppo ha visto diverse delibere, diverse uscite che non vanno nella direzione da noi auspicata, e soprattutto una riforma e riorganizzazione del modello sanitario che dia risposte alle famiglie, agli anziani, alle persone fragili e sole è la nostra proposta. Vogliamo spendere meno soldi per eutanasia, che è una deriva che sta arrivando anche qua da noi, dibattito abbiamo avuto nel finale della stagione politica di Stefano Bonaccini, governatore di Regione Emilia Romagna, smetterla di investire soldi per acquistare uteri in provetta e di investire per una maggiore sanità e maggiori servizi soprattutto alle mamme che vogliono mettere al mondo dei bambini. Alla candidata Ugolini che cosa chiedete? La candidata Ugolini ha sposato in pieno le battaglie del popolo della famiglia e non a caso siamo dentro ai partiti che la sostengono e siamo nella coalizione che promuove la sua candidatura. Chiediamo una rivoluzione, misura di famiglia, misura di vita, misura di persona. Elena parla di mettere al centro un popolo coraggioso, innovatore come quello emiliano e quello romagnolo, e noi siamo convinti che sia possibile farlo solo se i bisogni delle famiglie e non le dietrologie ideologiche che la sinistra ha usato come narrazione unica del suo governo siano messe all'attenzione dell'agenda di governo. I problemi veri delle famiglie alluvionate, delle famiglie colpite dalla crisi post pandemia, delle famiglie che non hanno la forza di mettere in piedi nuclei familiari stabili con figli che possano nascere. Fra i vostri ospiti anche Vannacci, l'ultima volta che venne a Ravenna ci fu un po' di, come dire, polemica. Ci prepariamo naturalmente a un dibattito molto acceso, abbiamo un panel di ospiti che vede nella presenza del generale Vannacci alla nostra manifestazione in collegamento una presenza importantissima, avremo anche altri ospiti, avremo Maria Dinolfi, Gianni Alemanno, Jacopo Morrone, un panel di ospiti pomeridiani tra cui il sindaco di Forlì Zattini, il sindaco di Pennabilli, i consiglieri comunali da Bologna e da Ravenna tra cui il Varancisi per citarne alcuni, e poi avremo anche ospiti come il professor Gianfranco Stella, su cui temi della lettura della resistenza c'è dibattito acceso da lungo tempo. Insomma, vogliamo far parlare delle questioni che ci stanno a cuore e creare dibattito. Ci sarà anche uno stand gastronomico, quindi venite a trovarci per gustare un buon piatto romagnolo e ascoltare dei pensieri controcorrente dei nostri ospiti relatori. Ecco, uno dei temi sarà l'alluvione, temi anche della campagna elettorale. Avete paura che, come dire, i ritardi del governo e della struttura commissariale possano inficiare la campagna elettorale regionale? Sicuramente un dibattito molto acceso, noi siamo in contatto con comitati e famiglie, speriamo di riuscire a portare l'abbraccio e l'operatività concreta della proposta di governo di Elena Ugolini all'attenzione di molti nel Faentino e non solo. Sicuramente ci sono problemi che abbiamo evidenziato anche come popolo della famiglia, la gestione figliuolo non ci ha convinto al 100%, il portale Sfinge non ci ha convinto al 100%, ritardi e modalità con cui sono stati erogati i soldi non ci hanno convinti al 100%, soprattutto per le imprese, soprattutto per le famiglie più colpite. Quindi l'auspicio che ci auguriamo che queste problematiche diventino campo d'azione per il governatore nuovo e che possa premere sul governo, sperando che siano dello stesso colore politico e non più di sinistra, per far sì che si acceleri con i soldi che devono arrivare a famiglie e imprese e che si dia una svolta, che sicuramente è necessaria perché ci sono alcuni ritardi che purtroppo rendono problematica la ripartenza sia imprenditoriale che di vita sociale delle famiglie colpite dall'alluvione e che ancora sono spesso fuori casa o rendono inaccessibili alcune condizioni di vita normale che erano precedentemente previste.